Grazie di essere qua, siete tantissimi, grazie anche di essere tantissimi, di aver risposto con questo interesse al nostro percorso di Capacity Building. Io sono Susanna Gardiol, direttore del Gales Carton Seva di Valdesi e qui vicino a me c'è Carlo Salotta, il nostro animatore. Sparsi nel mucchio di soggetti che sono qua presenti, ci sono le persone che ci stanno aiutando in maniera consistente a realizzare questo percorso e ad aiutare poi i vostri futuri gruppi di cooperazione o quelli già costituiti o costituendi a approfondire le tematiche che avete in mente di sviluppare nel progetto. E passerò alla loro presentazione quando andiamo nel dettaglio del percorso di Capacity Building. L'incontro di oggi è un incontro aperto a tutti, dedicato all'illustrazione di dettaglio, del percorso e all'introduzione al tema Smart Village, perché credo che bene o male, tutti abbiate sentito parlare di Smart Village anche prima di incontrare il nostro percorso, ma che cosa sia uno Smart Village come dire, è un tema abbastanza dibattuto e anche visto in modi, diciamo, contrastanti. Quello che è certo è che, lo dico per fugare da subito possibili dubbi, quello che è certo è che uno smart village non significa digitalizzazione o tecnologia, o perlomeno non solo e non soltanto. Ed è questo il motivo per cui abbiamo attivato un percorso su questo tema, sperando vivamente che il nostro territorio possa essere supportato e possa far vedere e veder nascere degli smart village. Darei la parola a Carlo, che illustra appunto questa prima parte, facendo anche un po' una panoramica del tema Smart Village a livello più europeo. Ok, grazie Susanna. Intanto continuiamo ad ammettere persone, siamo 56, tantissimi. Allora, procedo a condividere lo schermo. Ditemi vedete. Sì, è arrivato, si vede. Ok. Sì, grazie. Benissimo. Sì, si vede. Benissimo, grazie. Allora, iniziamo con una breve introduzione al GALeBB. Due parole, perché molti e molte di voi sicuramente ci conoscono, hanno sentito parlare di voi, magari invece qualcuno è arrivato a una manifestazione di interesse prima di arrivare al GAL. Il GAL è un gruppo d'azione locale, appunto, che deriva da un programma europeo che si chiama LEADER, che tradotto vuol dire sviluppo locale di tipo partecipativo. Il GAL, appunto, è un ente pubblico-privato che si occupa di promuovere lo sviluppo territoriale, di migliorare la qualità della vita o contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in un'area rurale o montana. Esistono GAL in tutta Italia e in tutta Europa, noi siamo uno dei 14 GAL piemontesi, il Gales Carton Seva Valli Valdesi, appunto, che copre 67 comuni del nord-ovest piemontese, quindi dalla Val Susa alla Val Pellice, passando per la Val Sangone e le valli Chisone e Germanasca. Come facciamo il nostro lavoro di sostegno allo sviluppo territoriale? Pubblicando bandi e gestendo direttamente risorse che provengono dal FEASR, quindi dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Lavoriamo seguendo i cicli di programmazione europea, e ne è appena iniziato uno nuovo, 2023-2027, all'interno del quale rientra questa fantastica opportunità che è appunto legata alla creazione, al sostegno alla creazione di smart villages sul territorio del nostro GAL, appunto. La nuova strategia di sviluppo locale, vi parlo di queste cose perché sono strettamente correlate con il lavoro che facciamo sugli smart village e a cui voi parteciperete. La nuova strategia di sviluppo locale ha come obiettivo generale promuovere la stanzialità di una comunità locale viva e attiva,
che sia allo stesso tempo accogliente per chi viene da fuori territorio, accogliente per i turisti. Abbiamo un obiettivo, quattro obiettivi specifici, in realtà, che sono più verticali sul piano tematico. In particolare, lo Smart Village rientra in quella missione che è il mettere le comunità residenti in condizioni di non dover lasciare le valli, garantendo la presenza sul territorio di servizi di comunità e di spazi di aggregazione. Come lo faremo? Cercando di lavorare non tanto verticalmente sui settori economici o su altro, diciamo, su questioni più verticali e settoriali, ma cercando di lavorare a tutto tondo, mettendo a disposizione degli attori territoriali come fattori abilitanti. Ora, prima di partire con qualsiasi presentazione, a schermo vedete un QR code che vi rimanda ad una pagina di Mentimeter, non Mentimeter. Io vi chiedo di inquadrare questo QR code oppure di cliccare il link che sto mandando in chat adesso. O forse no. In ogni caso potete inquadrare il QR code. E facendolo vi manderà a un Mentimeter. Potete altrimenti andare su menti.com. Perfetto, vedo che state già popolando la pagina. Scusa Carlo, ma l'hai messo il link? No, adesso lo metto. Ah, ok, perché io sono un po' impedita. Se uso il telefono non sono capace a inquadrare il QR code, scusate. Eccolo qua, link in chat, vi lascio un minuto di tempo per inserire tre parole che secondo voi rappresentano bene il concetto di Smart Village. E intanto, mentre voi compilate, andiamo a vedere un po'. Ok, vediamo che la parola comunità resta al centro, è dall'inizio che la parola comunità ricopre, rimane nominata più e più volte. Poi vediamo cooperazione, servizi, sostenibilità, collaborazione, crescita, sono tutte parole che effettivamente hanno strettamente a che vedere con uno smart village. Innovazione, un'altra delle parole che c'è, importante, perché ho detto sì che uno smart village non è tecnologia, ma è sicuramente anche qualcosa di innovativo. Co-creazione, digitalizzazione, intergenerazione, fast enough. Bene. Ok, vedo che in 40 avete risposto, se volete potete continuare a lasciare il vostro contributo, ripeteremo questa cosa al termine del percorso e vedremo se qualcosa sarà cambiato, in che modo sarà cambiato, come potremo, che via prenderà, che direzione prenderà il nostro percorso e con lui i vostri progetti. Cioè, fast enough e slow enough, ci sono in questa nuvola di parole diverse tematiche, anche verticali, anche orizzontali, che rientrano nel concetto di Smart Village. Purtroppo dobbiamo dirvi che la tecnologia non ci è amica e non potremo trasmettere in diretta Facebook questo incontro, perché a quanto pare non abbiamo le autorizzazioni, nonostante avessimo provato prima. Quindi procediamo, lasciamo da parte questo... Lasciamo da parte questa cosa e torniamo alla nostra presentazione. Allora, facciamo una brevissima, brevissima introduzione sul concetto di Smart Village e da dove deriva.
Smart Village è un termine inglese, appunto, che deriva dalla dichiarazione di Cork 2.0 a seguito di una conferenza organizzata a livello europeo a tema Una vita migliore nelle aree rurali. Quindi, durante questa conferenza si è discusso su come rendere migliore e più fruibile, diciamo, la vita nelle aree rurali dell'Unione Europea. E durante questo incontro si sono definite una serie di punti legati appunto alla qualità della vita nelle aree rurali. Sono punti che sentiamo trattare molto spesso e ormai da tempo, tra i quali appunto la riduzione del digital divide, la riduzione di un divario tra l'accesso ai servizi tra un'area urbana e un'area rurale. Ridurre lo spopolamento, diverse opportunità appunto di lavoro e di conduzione di una vita con tutti i comfort. Questo tema trattato durante la conferenza si è evoluto passando dal Parlamento europeo, che ha prodotto un policy summary, diciamo un sommario di indirizzo. Che cosa vuol dire Smart Village? Che tipo di elementi può contenere al suo interno? Di fatto, inizialmente la stessa Unione Europea ha parlato di digitalizzazione, quindi un village è smart nel momento in cui attiva soluzioni digitali e fa sì che il digitale arrivi anche in aree rurali. A seguire, si è approfondito nel corso degli ultimi anni del vecchio ciclo di programmazione 14-20 il concetto di Smart Village, in particolare con tre azioni, che sono quelle che vedete qui a destra della slide, le azioni di accompagnamento che hanno aiutato da un lato a definire meglio il concetto e dall'altro ad identificare quegli elementi che caratterizzano, lo Smart Village. In particolare il concetto di comunità intelligente o villaggio intelligente è stato poi formalizzato con la strategia dell'UE di visione a lungo termine per le aree rurali, che definisce una serie di obiettivi per contribuire a rendere le aree rurali più forti, più connesse, più resilienti e più prospere. Questa strategia è stata recepita all'interno della politica agricola comune 2023-2027 e quindi del piano strategico nazionale per la PAC o PSP, che è il documento di indirizzo nazionale per il sostegno alle politiche di sviluppo rurale in Italia, all'interno della quale sono inserite anche le linee guida e gli indirizzi di sostegno ai GAL o gruppi di azione locale. In particolare, Smart Village riveste un ruolo importante all'interno della politica agricola comune 2023-2027, perché è considerato a livello di UE uno strumento cardine per riuscire a portare a livello locale gli obiettivi e le priorità definite a livello europeo, ma anche a livello globale, è connesse con dei mega trend o comunque con degli andamenti globali che influenzeranno inevitabilmente il futuro di tutti. Noi come ci siamo arrivati al concetto di Smart Village? Ci siamo arrivati grazie alla Rete Rurale Nazionale, che è gestita dal CREA, l'istituzione di ricerca in ambito agricolo nazionale, che ha organizzato nel 2022 una raccolta di manifestazioni di interesse per Smart Rural Lab, ovvero un laboratorio di formazione rivolto ai gruppi di azione locale proprio sul tema degli Smart Villages. Quindi ci siamo ritrovati a Cogne a luglio del 2022 a parlare di questo concetto che anche a noi era un po' sconosciuto e ci sembrava molto, molto fumoso, poco concreto. Ci siamo avvicinati perché, come GAL, come alcuni di voi sanno, stavamo già lavorando sul fronte dell'imprenditoria di comunità. Infatti, abbiamo nel corso del 2022-2023 realizzato un percorso di capacitivi e accompagnamento all'imprenditoria di comunità, quindi a quelle iniziative imprenditoriali o
pseudo-imprenditoriali, diciamo, ma potremmo entrare più nel merito, che oltre a cercare di generare valore attraverso un'attività economica, reinvestono una quota o la totalità di questo valore aggiunto sul territorio in cui lavorano e si insediano e a favore e a vantaggio della comunità che le ospita o per la quale intendono lavorare. Però, cosa sono quindi questi smart village? Prima di dirlo, volevo fare un focus sul ruolo che avranno in termini di strategie dei GAL a livello nazionale. In questa slide vedete i risultati di una prima analisi, svolta sempre dalla rete rurale nazionale, sulle strategie di sviluppo locale presentate dai GAL in tutta Italia. Come forse sapete, le strategie di sviluppo locale sono il documento linea guida che orienta l'operatività di un GAL nel corso della programmazione in cui ci troviamo. Su 98 strategie di sviluppo locale analizzate, quindi circa la metà delle strategie di sviluppo locale attivate in Italia in questo ciclo di programmazione, i GAL sono circa 200, il 47% dei GAL ha attivato l'intervento SRG 07. Che cosa vuol dire? Quasi la metà dei GAL italiani, o meglio, quasi un quarto dei GAL italiani, secondo questa analisi, lavoreranno sul tema degli smart village. Quindi intendono fare di questo approccio uno degli elementi delle loro strategie di sviluppo territoriale, allocando un budget di circa 36 milioni di euro da erogare sui territori. Quindi lo strumento Smart Village, come avrete forse letto sul nostro sito e alle pagine dedicate, e spero anche sui vari documenti che abbiamo linkato e che sono disponibili sui siti dell'Unione Europea, è un approccio, una definizione che permette di raccogliere tutte quelle comunità in zone rurali che decidono di adottare un approccio partecipativo, quindi aperto, coinvolgente e rivolto a portare all'interno dei processi tutti gli attori territoriali o meno che ne hanno un interesse, o i famosi stakeholder, che appunto con un approccio partecipativo cercano di definire delle sfide condivise, di identificare delle sfide condivise e di individuare delle soluzioni smart, quindi specifiche, con risultati misurabili, adatte al contesto, rilevanti per questo specifico contesto e definite nel tempo, per affrontare queste sfide e migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali del contesto in cui operano. Uno smart village ha queste cinque caratteristiche di base, che sono definite non dal GAL Scartonzia Valli Valdesi, ma dalle azioni preparatorie dell'Unione Europea, Smart Rural 21, Smart Rural 27 e dallo stesso CAP Network, che è la rete a livello europeo che coordina tutte le operazioni legate allo sviluppo rurale in Europa. Quindi, uno smart village interessa un territorio definito dalla comunità stessa, quindi non ha un limite né verso l'alto né verso il basso a livello formale. Con un approccio partecipativo cerca di definire sfide e obiettivi, cerca di individuare soluzioni smart, quindi non digitali, ma specifiche per il contesto in cui si vuole lavorare, che portano risultati misurabili e definibili, effettivamente raggiungibili in un arco di tempo definito, che non è per forza limitato, ma è definito con una logica progettuale di obiettivi e milestones, e che porta appunto a risultati rilevanti per le sfide e i bisogni del territorio. Uno smart village cerca di lavorare in modo mirato rispetto alle necessità locali in termini di resilienza economica, qualità della vita, sostenibilità ambientale, inclusione e innovazione sociale, con una visione strategica che quindi non punta a un risultato di breve periodo,
ma mira ad un impatto di medio-lungo periodo, mettendo al centro la cooperazione tra gli attori locali e i portatori di interessi anche esterni al territorio. In questa slide vi ho messo, e la vedrete meglio quando vi condivideremo la presentazione, la foto di lo screenshot di un sito internet che si chiama Visit Dossena. Ora, Dossena in Val Boembana, pur non essendo a livello di Unione Europea classificato, timbrato Smart Village, è un ottimo esempio di Smart Village, ovvero di un gruppo di comunità locale, anche persone o individui, che decidono spontaneamente di costruire una visione di sviluppo territoriale per il loro territorio, coinvolgendo attori diversi, la pubblica amministrazione, imprese e privato profit, soggetti privati non profit, quindi associazioni e enti del terzo settore, e imprese e anche persone fisiche. Tutti che lavorano con una visione comune, non imposta da qualcuno, ma definita congiuntamente, per affrontare delle sfide che loro stessi hanno appuntato come urgenti. Ok, dopo questa introduzione passo la parola a Susanna che vi introdurrà invece al percorso che abbiamo pensato per avvicinarci a questo approccio. Sì, il tema Smart Village, come avete visto, è grande e deriva dall'Unione Europea, ma di fatto l'ultimo esempio che ha fatto Carlo è un esempio lampante di come esistano già delle realtà territoriali che possono essere, per le caratteristiche individuate, ascritti alla definizione di Smart Village. Noi abbiamo iniziato a parlare di comunità in maniera un pochino più dettagliata, l'ha accennato prima Carlo, quando abbiamo in fase di chiusura della vecchia programmazione, con un bando transitorio, aperto un bando dedicato alle imprese di comunità, cioè un bando che potesse dare al territorio un po' uno sprint, un po' un supporto al mettersi insieme a immaginare che cosa un'impresa in rete con altre imprese e in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio potesse fare per la comunità nella quale viveva. Era un bando nato esclusivamente per le imprese, un bando di cooperazione che aveva degli obiettivi un pochettino diversi da quelli che abbiamo poi dato noi, ma con già lo spirito di lavorare su qualcosa di più approfondito come appunto gli Smart Village, abbiamo aperto questo bando e la Regione ci ha concesso di aprirlo con delle caratteristiche un pochino differenti. Quindi questo bando di cooperazione 16.3 è stato un po' un ponte per poi attivare quello che è tutto il percorso legato agli Smart Village. Il tema Smart Village è complesso, deve essere compreso molto bene noi stessi prima di riuscire a cominciare a entrare nella tematica e nell'approccio Smart Village. Abbiamo dovuto documentarci e parlare molto con le persone che già se ne occupavano, per cui è, diciamo, non è possibile fare un percorso attivare uno Smart Village, partecipare nel particolare al bando del GAL senza fare prima un percorso di accompagnamento. Per questo i GAL in generale, almeno perlomeno nella regione Piemonte, che hanno inteso aprire l'SRG 07, cioè il bando dedicato agli Smart Village, hanno anche delle azioni di accompagnamento. L'azione nostra di accompagnamento è sostanzialmente questo percorso di attivazione. C'è una fase zero, che è una fase che è già avviata, è stata avviata con la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare al percorso di capacity building, che vedrà il percorso da qui fino a settembre e poi parallelamente un accompagnamento ai gruppi di cooperazione che parteciperanno al percorso nelle varie realizzazioni della loro progettualità.
progettazione, c'è proprio un supporto punto punto a cercare di comprendere il dettaglio delle progettazioni e capire se sono progettazioni che hanno uno spirito strettamente di Smart Village, perché quello che vorremmo dire da subito è che sicuramente ci sono progetti molto interessanti, progetti che hanno un respiro comunitario, che hanno alcune caratteristiche, ma che magari rispetto a tutti gli elementi che vedremo nel corso di questa capacitazione non rispondono strettamente al concetto di Smart Village. Quindi queste progettazioni le aiuteremo comunque, però magari saranno progettazioni che per quanto riguarda i bandi del GAL non finiranno specificatamente sul bando dedicato agli Smart Village, ma avranno altri tipi di possibilità. Durante questo percorso supporteremo anche il vostro lavoro, le vostre attività nell'immaginare altre modalità di eventuali finanziamenti, e vedremo che per finanziamenti non si intendono solo bandi di GAL o di regione o di fondazione o di quant'altro, ma ci sono altri concetti tesi al finanziamento. A fine anno apriremo il primo bando dedicato agli Smart Village, dove in queste due fasi, la fase 1 e la fase 2, siamo ancora in un momento di costruzione di questo bando insieme alla Regione Piemonte e agli altri GAL, che sono gli altri 10 GAL, giusto? Mi Sì, pare 11 in sono totale. 11 in totale su 14 che hanno attivato questa misura. Quindi stiamo ancora costruendo un po', perché ognuno, insomma, essendo una cosa molto nuova, ognuno ha delle necessità un pochettino diverse, ma noi comunque apriremo un bando in due fasi, che saranno in realtà due bandi da un punto di vista tecnico. Quindi la fase 0 è quello che vi ho detto: abbiamo creato un gruppo di lavoro multidisciplinare che vi porterò poi, vi farò presentare, si presenteranno dopo, la raccolta di manifestazioni di interesse, il percorso, il tutoraggio. E questo è il supporto a costruire partenariati locali, animazione territoriale, perché il punto nodale di uno Smart Village è sicuramente un coinvolgimento molto ampio, e non solo di quelli che fanno parte strettamente del gruppo di cooperazione, ma di tutta la comunità che dovrebbe fruire dei risultati dello Smart Village. Quindi, chiusa la fase 0, apriremo. Chiusa la fase 0, che è il percorso di capacity building, apriremo poi il bando. Il primo incontro è questo, 16 maggio, che diciamo, come vi ho detto, aperto a tutti, che stiamo tenendo noi. Ne avremo poi uno oltre l'11 settembre, che è ancora da definire, che sarà un momento esperienziale, dove dovremo valutare ancora se andare a fare una visita specifica oppure ospitare qui dei momenti più di incontro con soggetti che hanno attivato degli Smart Village. Il 21 di maggio c'è il primo incontro in presenza a San Secondo di Pinerolo, al Castello di Miradolo, che sarà tenuto dai Luciano Zanin e Laura Lughi di Fondraiser Verbazione, ai quali do la parola per presentarsi. Eccoci, grazie Susanna, buonasera a tutti, bentrovati, tantissimi, siamo molto contenti e anche insomma un po' così, ca carichi, carichi, anche perché fra 3 giorni vi aspettavamo in meno e siamo molto contenti invece che le manifestazioni di interesse abbiano suscitato così tanto interesse. Allora, il primo modulo che sarà in presenza, abbiamo cercato di organizzarlo cioè in maniera che sia da una parte utile, dall'altra parte anche insomma piacevole, perché è il primo e insomma, sarebbe bello che ci conoscessimo e vediamo un po' di siamo di veniamo da tanti posti, eccetera. Allora, quali sono gli obiettivi, o meglio, quali sono i temi di questa mezza giornata che passeremo insieme il 21 maggio? I temi sono il dono, perché
Non so se avete mai visto una comunità che è appunto uno degli elementi essenziali degli smart village, che riesce a stare insieme senza questo strumento. Quindi affronteremo in maniera, insomma, adeguata, ecco, al tempo che abbiamo a disposizione, a quello che serve, a quello pensi che pensiamo possa essere utile per voi, il tema del dono e del dono nelle comunità. Poi il secondo tema che affronteremo è quello delle persone, dei rapporti tra le persone, o meglio del dono delle persone, cioè il people raising, perché comunque sia c'è chi ha già costruito o comunque ha già impiantato delle reti, chi ha intenzione di costruirle, chi probabilmente, forse immagino, insomma, visto che parliamo di comunità, i progetti avranno anche, no, diversi soggetti. Allora, il terzo argomento, che è collegato al secondo e al primo, è come cercare e trovare questi soggetti, dico soggetti per dire, perché potrebbero essere persone, piuttosto che altri soggetti collettivi, enti pubblici, piuttosto che imprese private, organizzazioni non profit, eccetera, e come fare dei percorsi di progettazione insieme. Quindi, come, insomma, i 5 punti che prima ha fatto vedere Carlo, degli Smart Village, l'approccio partecipativo è un po', il nostro obiettivo. Questo modulo, dovrebbe esservi utile nella nostra idea per compilare, però adesso magari, insomma, Susanna, non voglio anticipare o dire cose che possono risultare, magari far confusione, però insomma, dovrebbe esservi utile nel percorso di avvicinamento, di definizione di quello che sarà poi il progetto Smart Village che avete in mente. Non so se Laura vuoi aggiungere qualcosa. A posto. Grazie, Chant. Posso così? Laura, non ti sei presentata, ti sei fatta vedere. Di ciao, Ciao, dai. certo, scusate. Sì, salutare molto volentieri, piacere di vederti, ci vedremo prestissimo. Non vedo l'ora e non ho altro da aggiungere, nel senso che non vorrei anche togliere tempo agli altri. Vediamo se ci sono domande in fondo. Ok, grazie Laura. Sì, grazie Luciano. Sì, noi vi forniremo del materiale, tra questo materiale ci sarà un modello, diciamo, di quello che è una strategia di Smart Village, un modello ideato da Smart Rural 21 dall'Unione Europea, che noi abbiamo adattato, implementato anche col supporto della Regione. E che sarà il vostro, diciamo così, la vostra tesina finale, no? Il vostro materiale di lavoro, e questi moduli che abbiamo immaginato vanno di pari passo con i contenuti del modello. Il 12 giugno online parleremo del contesto e delle caratteristiche principali del villaggio con Antonio De Rossi. Se ci sei, mi sembra che tu ci sia, Antonio, se Sì, puoi. Ciao. buonasera a tutti. Allora, beh, intanto ci tengo a dire che io sono del territorio del Gallo, in quanto abito all'entrata della Valpellice, quindi insomma conosco abbastanza bene per il mio lavoro tutte le realtà dei vari paesi, dei vari comuni presenti all'interno appunto della perimetrazione del Gallo. Questa parte che svilupperemo il 12 giugno è importante come tutte le altre del resto perché si tratterà di una parte poi appunto importante nel documento diciamo di candidatura di cui ha appena parlato Susanna Gardiol e il tema è questo, cioè descrivere, visto che stiamo parlando di village, cioè di paesi, di villaggio, eccetera, certamente non solo dal punto di vista fisico, ma anche delle persone, è importante nel progetto che andrete a fare, spiegare molto bene quali sono le risorse locali, fisiche, materiali e immateriali. Che volete utilizzare, riattivare, impiegare per sviluppare il vostro progetto. Quindi
Quindi la mattinata che faremo il 12 giugno sarà utilizzata appunto per dire quali sono le cose importanti che nel vostro progetto di candidatura dovete mettere in evidenza, perché molte volte c'è una tendenza, come dire, a fare una descrizione, come dire, pittoresca della propria realtà, molto magari con un taglio di tipo turistico e via dicendo, mentre per il progetto è molto importante mettere in evidenza appunto le risorse locali, ripeto, materiali e immateriali che il progetto vuole utilizzare, come le vuole utilizzare e quindi come vuole impiegarle nella propria visione progettuale. Questo io credo sia molto importante anche perché, viste le candidature che sono le che sono arrivate sul tema, è chiaro che molte delle proposte mettono pezzi di patrimonio storico, sia per utilizzarlo, oppure di valorizzazione di elementi storici, o temi di servizi, via dicendo, e quindi la descrizione, come dire, intenzionale, di come impiegare queste risorse. Diventa assolutamente fondamentale e diventa fondamentale la descrizione del contesto in cui opera il vostro progetto e quindi della realtà sociale e culturale del luogo, quali sono le possibili rette di alleanze di soggetti mobilitabili, che è una importante durante la giornata. E quindi l'obiettivo, come diceva la direttrice Susanna Gaglioli, è proprio quello di darvi una mano, di supportarvi poi nella costruzione del documento relativamente a questi aspetti. Grazie. Grazie mille Antonio. Sì, giustamente qualcuno in chat chiedeva, è normale che ci sia la condivisione del cronoprogramma? Siamo in modalità riunione, non siamo in modalità webinar per chi è avvezzo a Zoom, per cui è chiaro che il relatore non si vede davanti, ma a seconda della modalità con cui scegliete di vedere le persone, potete vedere il relatore che sta parlando. Grazie Antonio. Il 25 di giugno, sempre online. Andiamo a trattare il tema della logica di intervento e diciamo, referente di questa tematica è Caterina Bonora. Buongiorno a tutte e tutti, davvero tante persone. E quindi in questo incontro diciamo che utilizzeremo degli strumenti per costringerci, diciamo, in modo positivo a ragionare in modo strategico per obiettivi e per azioni rispetto alla realizzazione poi di quello che può diventare quello che appunto avete in mente, no? Quindi in questi primi incontri si ragiona in senso di rete e di comunità, in questo incontro si va a convergere verso quali azioni, quali e anche quali sono le caratteristiche sia del vostro gruppo o della vostra proposta, ma anche del contesto di riferimento che possono ostacolare o favorire la vostra idea progettuale. Quindi diciamo che qua si va proprio ad andare verso una convergenza, no? Si è fatto prima una raccolta di idee, diciamo di risorse di rete, quali sono i soggetti fondamentali, qui andremo ad andare verso appunto una convergenza progettuale proprio perché dobbiamo poi costruire una strategia, quindi una pianificazione con degli strumenti specifici, per cui in particolare useremo una forma di canvas. Nell'ottica di comunità, non so se alcuni di voi hanno già utilizzato questo strumento, ma il Business Model Canvas è uno strumento che proprio ci obbliga a
riempire le aree, diciamo, di lavoro, a pensarle tutte, ecco, diciamo così. E anche compilandolo ci rendiamo conto anche quali sono, no, gli ambiti che dobbiamo potenziare o quelli che potrebbero metterci in difficoltà o quali invece sono i nostri punti di forza, no? E quindi diciamo che si va verso questo imbuto di convergenza operativa. Una convergenza operativa che ha però una caratteristica, quindi sarà un'azione non come diciamo, si può fare in qualsiasi business model canvas di costruzione di un'organizzazione, ma pensata in base alla visione di comunità che i vostri progetti hanno. Quindi sarà qualcosa di speciale, di attinente, insomma, che si nutre proprio di questa natura radicale che hanno questi progetti per realizzare gli smart village. E quindi diciamo che questo è un passaggio fondamentale operativo di management, di fatto. Grazie Caterina. Sì, fondamentale anche quello, perché bisogna poi mettere a terra in maniera molto concreta le idee che ci troviamo a gestire. Ok, il 9 luglio, di nuovo in presenza alla fabbrica di Avigliana, tratteremo il tema di organizzazione e sostenibilità della strategia, referente Marco Cassinera di Futuralo. Marco, se ci sei. Sono, mi sentite? Sì, ok, adesso sì. Grazie, buonasera a tutti. Beh, io erediterò tutto il lavoro che farete nell'incontro precedente, quello del 25 giugno, nel senso che il mio ruolo, io lo faremo in presenza, sarà quello di portarvi ad una, come dire, ragionare sulla visione, del futuro della comunità, ma soprattutto organizzare i vostri progetti da un punto di vista dell'impatto e dell'innovazione. In termini di organizzazione, passatemi il termine imprenditoriale, cioè si parlava prima di mettere a terra, di dare forma, rendiamoli sostenibili anche da un punto di vista proprio dello sviluppo del progetto stesso. Quindi parleremo di pianificazione strategica, parleremo di multicanalità di tutti i temi legati all'ESG, parleremo di comunicazione, parleremo di mappare gli stakeholder relativi al territorio che ogni singola manifestazione vede e soprattutto cercheremo di dargli una forma per la cosiddetta messa a terra, no? È forse banale usare il concetto di messa a terra, ma vuol dire renderli possibili. Quindi andiamo a fare un passo ulteriore sulla logica dell'intervento, a proprio organizziamo questo intervento, perché l'output che dovrà uscirne saranno delle indicazioni di fattibilità e di sostenibilità da rendere il progetto molto interessante. Quindi dobbiamo dare quella veste di capacità di catturare l'attenzione, no? Che dovrà avere il progetto. Lo faremo in presenza, molti scambi di idee, siete in tanti, vedremo se riusciamo a fare anche qualche esercizio, ma quello che sarà importante è andare a formalizzare, a dare corpo a ogni vostro progetto. Perfetto, grazie Marco. L'ultimo incontro prima dell'uscita, diciamo, dell'esercitazione più pratica, lasciamo passare l'estate e lo faremo di nuovo online l'11 di settembre e sarà il tema di monitoraggio e valutazione condotto da Angelo Perez e Luigi Vallon di WICO. Ciao a tutti, Luigi che è qua presente con me anche in questo incontro, dico due parole io, poi Luigi se vuoi intervieni. Piacere a tutti questo incontro, anch'io mi rallegro della ampia partecipazione
che qui oggi c'è. Allora, il nostro ultimo incontro che arriva in coda, poi tutto questo processo che hanno ben descritto i colleghi, raccoglie anch'esso alcuni spunti che verranno toccati alle altre tappe. Nella fase iniziale di presentazione del concetto di Smart Village, Carlo ha ben rappresentato qual è l'interpretazione opportuna, anche secondo quella che è la definizione anche a livello alto, generale, comunitario e poi anche applicata su quelle che sono le strategie del GAL, e faceva specifico riferimento appunto al significato smart, no? Alla specificità, alla misurabilità, alla raggiungibilità, alla rilevanza e il fatto che sia riferito nel tempo. Alcune di queste dimensioni qua di interpretazione corretta, diciamo così, del concetto di Smart Village fanno riferimento proprio a un opportuno approccio che sia cosiddetto data driven dei progetti. La misurabilità innanzitutto, ma non soltanto, anche la rilevanza, molti di questi, ripeto, concetti che stanno dentro il framework, diciamo così, della dimensione smart, che ribadisco anch'io, non è soltanto da riferirsi alla dimensione digitale, che può essere uno dei fattori abilitanti, ma non l'unico, richiedono che ci sia un opportuno approccio e permettetemi anche questa parola forse un po' ampia, che non deve spaventare, la giusta cultura, diciamo così, di attenzione al dato come elemento che aiuta a tradurre appunto correttamente il concetto ampio, il metaconcetto smart. E quindi durante l'incontro dell'11 settembre, che arriva in coda, poi pure 11 settembre, quindi dal punto di vista simbolico, spero che non generi catastrofi di attenzioni. Poi normalmente il monitoraggio di valutazione viene sempre considerata come la cosa più noiosa, la cosa più astrusa e non sempre così maneggiabile. Invece ci teniamo e speriamo, spieghiamo che invece sia possibile approfondire quelli che possono essere gli aspetti di effettivo utilità, interesse, perché poi i vostri progetti possono, ripeto, interpretare al meglio possibile quello che è l'approccio da adottare. E quindi dicevo, iniziando a definire quello che sarà un po' i riferimenti dell'approccio data driven e perché ha senso monitorare e valutare per poter agire e intervenire con un obiettivo, un orientamento di creazione di impatto sulle comunità, andremo ad approfondire quali sono poi i passaggi per poter costruire un modello di impatto, un modello di generazione di impatto del progetto sul territorio. Anche qui cercheremo di applicare il più possibile questi concetti a quelle che sono dimensioni rilevanti, non di tutti i vostri progetti, ovviamente, ma per le tipologie più ampie, delle vostre proposte, quindi progetti che hanno una natura territoriale, locale, in cui la dimensione comunitaria, ci si aspetta sia, significativa. Andremo a vedere anche come individuare correttamente e come identificare gli indicatori che siano rilevanti ed eventualmente anche capire questa identificazione di indicatori sui vostri progetti che siano attinenti e rilevanti, farlo anche coinvolgendo stakeholder e partner, e quindi coerentemente con l'approccio che è stato anche rappresentato dai colleghi prima, per le puntate precedenti di questo percorso di capacity building, e anche quindi arrivando, se riusciamo appunto, procedendo, sono tanti argomenti, ma è giusto affrontare tutti quanti nel tempo che avremo a disposizione. Andare ad esplorare i principali approcci metodologici per applicare i processi di monitoraggio e valutazione. Ci sono più metodologie di riferimento, non ce n'è soltanto una, ed è giusto scegliere quella più adatta e anche quella più sostenibile nei vostri progetti. E cercheremo anche di vedere alcuni esempi di applicazione per anche dare una dimensione concreta e più possibile anche laboratoriale a questo modulo dell'11 settembre. Direi che, non so se Luigi vuoi aggiungere qualche cosa. No, mi unisco solo ai saluti e mi presento. Sì, ha già detto tutto Angelo, quindi cercheremo di farvi passare
come il monitoraggio e la valutazione non siano elementi accessori di un progetto, ma ne sono parte integrante e fondamentale per la riuscita. Quindi cercheremo un po' di sdoganare la cosa per cui il monitoraggio e la valutazione sono facoltativi e noiosi, ma sono assolutamente importanti per ogni progetto strutturato e serio. Ok, grazie mille, grazie Luigi Angelo, grazie a tutti quanti. Sì, sul tema monitoraggio e valutazione faccio una piccola parentesi. Uno Smart Village è nel suo piccolo un piccolo GAL come processo e come diciamo, modalità e approccio. Non si può prescindere dal monitoraggio e la valutazione, viene sempre lasciato un po' diciamo, effettivamente come la Cenerentola della progettazione, ma se si vuole veramente fare sviluppo e progetto di comunità, non si può prescindere da valutare l'impatto che questo sviluppo lascia sul territorio stesso. Quindi ecco perché anche appunto il monitoraggio e la valutazione hanno un peso specifico importante. Allora, io ringrazio tutti quanti i nostri, questo gruppo di lavoro, tra l'altro, che ha accolto con devo dire con veramente tanto entusiasmo la proposta che abbiamo fatto e ci tengo a dire che si sono fatti carico ciascuno di un argomento specifico anche per facilitare a noi gli aspetti più meramente organizzativi. Vi ringrazio di aver fatto questo perché quello che ci tengo a sottolineare è che le loro competenze sono assolutamente trasversali, cioè ciascuno di loro sarebbe stato tranquillamente e serenamente in grado di gestire probabilmente tutti quanti i temi, ma hanno scelto quello che era più affine a loro, ma sono assolutamente trasversali nella parte più di accompagnamento vostro e tutoraggio specifico, per cui diciamo, non è che chi si occupa di monitoraggio e valutazione potrà poi magari incontrare anche dei gruppi di cooperazione e supportarli anche su altre tematiche, se del caso. Bene, passerei a citare, a dirvi che quello che è la bozza di strategia, ve l'ho anticipato prima, vi daremo un modello che viene chiamato template, ma è un modello perché siamo già sovra esposti in termini inglesi, un modello che segue un po' quello che è la guida come diventare un villaggio intelligente. Cioè, ci sono già tanti strumenti, li trovate già sul nostro sito, il link a tutti i siti e tutti gli strumenti, ma noi vi daremo una guida con delle domande all'interno della guida stessa per aiutarvi a compilarla. Questo modello ve lo ritroverete poi, probabilmente leggermente diverso, dovremo anche qui valutare con la regione le modalità ideali per l'apertura del bando e i documenti da allegare, ma sicuramente sarà uno strumento di lavoro che servirà a voi a porvi delle domande. Perché poi alla fine, quando si entra nel merito di ogni singolo e specifico elemento del proprio progetto, quando si entra nel concreto ci si scontra a volte con delle eventualità che non si erano tenute in conto e magari una parte, per dirla tutta, per esempio il coinvolgimento della comunità, si parte dal presupposto che, ma sì, sono tutti interessati a una cosa che serve. Si scopre poi, mettendo in pratica l'attivazione del coinvolgimento della comunità, che quell'idea non è poi invece effettivamente così condivisa e quindi bisogna porsi delle domande sul perché, può anche essere perché non sono stato in grado di porla io bene. Però ecco, dovrebbe essere una guida che insieme al percorso di capacity building vi aiuta a porvi delle domande. L'obiettivo è quello, è un compito, il compito alla fine non è tanto di aver compilato bene o male quella guida lì, ma di essere riusciti a porsi delle domande e insomma anche se possibile a darsi delle risposte. I materiali del percorso li metteremo tutti in condivisione. Su un Google Drive,
Col QR code, se linkate il QR code, comunque vi manderemo la presentazione, per cui avrete modo di linkare il QR code anche per chi adesso è dal telefono e quindi fa fatica. Troverete già su modulo 1, introduzione agli Smart Village, tutti i materiali di cui vi abbiamo parlato, comprensivi di link e di luoghi dove andare a scaricare questi altri materiali. Non vi spaventate, i materiali sono tantissimi, quando si parte ci si trova anche un po' sommersi dalla quantità di documenti, vi supporteremo anche a scegliere quelli che possono essere sul momento più adatti a voi. Comunque la guida è una guida che si legge abbastanza velocemente, che vi dà già un'idea generale di che cosa sia uno Smart Village. No, qua stiamo andando al Google Drive, ma torniamo a noi. Sì, vuoi fargli... Sì? Ma sì, allora, in due parole, in questa volta per volta condivideremo con voi cartelle con i materiali del percorso. In particolare, in questa slide trovate una serie di materiali, alcuni in italiano, altri in inglese, che vi permettono di avere una visione un pochettino più ampia e completa del tema Smart Village, da dove arriva, quali sono i suoi obiettivi, quali strumenti possono essere utilizzati per andare nella direzione di una comunità intelligente che costruisce in modo condiviso una visione di sviluppo per il suo territorio. Quindi, In questi materiali, vedete lì c'è GaleDB, report finale, spazi generativi, troverete anche dei materiali che abbiamo prodotto noi e mi ricollego al tema del contesto di cui parlava prima Antonio. Per quanto riguarda alcune analisi di contesto, ovviamente, visto che la nostra strategia doveva partire anche da questi elementi che non sono solo i dati, come ha spiegato bene Antonio, noi abbiamo già in pancia alcuni documenti, alcune riflessioni che abbiamo fatto e che quindi vi diamo a disposizione. Torniamo a noi. Continuano. Va bene. Dopodiché, concluso il percorso, conclusa anche l'esperienza pratica, si aprirà il bando. Noi speriamo di riuscire ad aprirlo, entro la fine di quest'anno, ma non dipende solo da noi. In questa prima fase di apertura del bando, noi vi chiederemo di, inserire, diciamo, il vostro progetto, così come l'avete elaborato alla fine del percorso di Capacity Building, e come ho detto all'inizio, lo ripeto, faremo anche con ognuno dei gruppi di cooperazione che sono arrivati alla fine del percorso un ragionamento su come è andato il percorso e su che cosa hanno ritenuto alla fine del percorso di fare, cioè di partecipare oppure no. Ci vogliamo fare una riflessione insieme perché vorremmo davvero che non fosse una corsa al partecipare al bando di finanziamento. L'obiettivo non è quello. I bandi di finanziamenti noi ne abbiamo di diverso tipo, adatti a diversi tipi di progettazioni. Ci sono altre possibilità di finanziamento e altre modalità di supporto. Quindi, quello che vorremmo fare è aiutare tutti a trovare il modo migliore per realizzare il proprio progetto e non necessariamente il modo migliore è questo bando specifico che si chiama SRG07. Voglio essere molto chiara dall'inizio su questa cosa qua. Quindi i beneficiari devono essere dei partenariati già costituiti, quindi che in fase di domanda, di presentazione della domanda comunque devono sottoscrivere un accordo, dando mandato a un capofila, che nel caso in cui vengano poi selezionati dovranno formalizzare in maniera un pochino più precisa. Niente di, diciamo, estremamente vincolante, ma comunque un impegno vincolante nel sviluppo del progetto, cioè questo sì.
Saranno ammissibili spese relative alla gestione a certi tipi di consulenza e costi tipici della cooperazione, riunioni, incontri, animazione, coinvolgimento del territorio. Quindi saranno spese che normalmente su altri bandi non sono finanziate. E il risultato di questo, della fase 1, cioè quelli che saranno ammessi in fase 1, avranno un anno di tempo per la realizzazione del loro progetto, alla fine del progetto dovranno presentare in domanda di saldo sostanzialmente una strategia di Smart Village elaborata, concreta, con elementi di dettaglio, comprensivi anche delle eventuali spese materiali che per la realizzazione, diciamo per il primo nucleo, no? Un piano iniziale di strategia di Smart Village, quali sono le spese fondamentali per poter partire? La ristrutturazione di una sala, l'acquisto di computer, la infrastrutturazione digitale e informatica, insomma, potranno essere di diverso tipo. Al fondo della fase 1 di questo primo bando bisogna avere proprio un elenco della spesa precisa di quello che è il primo nucleo, perché no, con i fondi che ha il GAL, sicuramente uno Smart Village in quanto tale non sarà realizzabile. Ma un primo nucleo, tutti gli Smart Village sono partiti da un primo nucleo e poi si sono ampliati su altre, magari anche con altri fondi, magari con fondi propri, ma un primo nucleo di Smart Village deve poter partire. La cooperazione dell'intervento SRG 07 non abbiamo voluto chiudere, sono da scheda di regionale, queste sono le tematiche: sistemi del cibo, filiere, mercati locali, turismo rurale, inclusione sociale economica, sostenibilità ambientale. Sono quindi, noi le abbiamo tenute tutte e quattro e sono tematiche che coprono sostanzialmente un po' tutto il panorama dei possibili smart village sul nostro territorio. Non sono vincolanti perché il nostro territorio ha espresso, e nelle manifestazioni di interesse lo abbiamo visto molto bene, aveva già espresso in fase di redazione della strategia la volontà diversificate, per cui abbiamo mantenuto tutti e quattro i temi. Su questo aggiungo che, ma lo ha già detto Susanna, ma voglio rincarare la dose, aggiungo che un progetto di Smart Village è per sua natura integrato, cioè è un territorio che si propone come intelligente, quindi definisce una strategia smart che ha una visione alla base, per cui può benissimo comprendere progetti diversi che sono invece più verticali su un tema specifico. Quindi all'interno dello stesso progetto di Smart Village ci possono essere più filoni sui sistemi del cibo, sul turismo rurale, sull'inclusione sociale, sulla sostenibilità ambientale. E l'idea è proprio quella che la strategia complessiva trovi il modo per trovare le connessioni tra queste diverse tematiche, sia a livello logico, sia a livello di collaborazione tra attori locali, che anche e soprattutto a livello di individuazione delle fonti di finanziamento, che possono essere sia pubbliche o private tramite bandi, sia legate ad altre forme di raccolta fondi sul territorio, che ad autofinanziamento con attività commerciali. Quindi vogliamo proprio con questo approccio superare la logica classica, estremamente compartimentata e verticale che spesso hanno le forme di finanziamento ed erogazione di fondi pubblici. Resta fermo che il progetto iniziale e l'obiettivo deve essere molto chiaro e quindi non si può, soprattutto dall'inizio, quel che vi dicevo prima, pensare di poter fare tutto, ma con una visione sicuramente già più verso il lungo periodo, più ampia. Gli obiettivi di questo intervento sono, insomma, abbastanza, sono a ricaduta di tutto quello che abbiamo detto adesso, quindi avere ricadute positive economiche, sociali e ambientali, contrastare fenomeni di spopolamento e d'abbandono, qui apro la parentesi, oggi è così, a non troppo distante tempo. Probabilmente dovremmo invece in zona di montagna cercare di diminuire la quantità di soggetti che rischiano di arrivare per
ormai possibili fenomeni migratori dati dal cambiamento climatico. I gruppi i beneficiari sono gruppi di cooperazione che sono composti da beneficiari pubblici e/o privati, quindi possono essere solo pubblici, solo privati o misti. Chiaramente per uno smart village, per tutto quello che ci siamo detti adesso, è perlomeno opportuno che siano gruppi di cooperazione pubblici e privati, perché un territorio se non può prescindere da un coinvolgimento del privato da parte del pubblico o del pubblico da parte del privato, perché altrimenti parliamo di una parte di territorio, di un territorio con un concetto parziale. Il supporto finanziario dipende dalla fase, diciamo, del bando. Come ho detto, la fase 1 finanzierà costi di personale, consulenza, studi di fattibilità, animazione, comunicazione. La fase 2, ripeto, stiamo ancora parlando con la regione, ma con tutta probabilità finanzierà in buona parte, o quasi esclusivamente, interventi, strutturali. Quello che devo dire è che la parte della fase 1 beneficerà di un contributo al 100%, perché questa misura per i costi di personale, per le consulenze e le varie attività avrà un contributo al 100%. Per quanto riguarda invece la parte realizzativa, quindi tutto ciò che sono le spese materiali, ricadranno nella percentuale di altri interventi presenti nel piano strategico della PAC nazionale. Per cui se, per chi è un pochino più avvezzo anche ai vecchi bandi, se io sono un'impresa turistica e voglio ristrutturare una sala per fare una cucina comunitaria, non avrò un finanziamento al 100%, ma avrò un finanziamento al 50%. Se io sono un comune e devo ristrutturare una sala per fare un centro di aggregazione, avrò un finanziamento che, a seconda della tipologia di intervento su cui ricadrà, potrà andare tra il 70 e il 90%. Questa è una cosa da tenere bene a mente per la seconda parte. E questo, quindi, sostanzialmente si chiama in termine tecnico sovvenzione globale, ovvero l'SRG 07 dice io ti finanzio tutto al 100%, ma ti finanzio solo quello che riguarda la specifica spesa dell'SRG 07, che sono quelle che ho detto prima. Tutte le altre spese noi come GAL le mettiamo su questo bando qua, quindi voi non è che dovrete partecipare ad altri bandi, ad altre fonti di finanziamento sempre del GAL per finanziarlo. È sempre questo bando qua, si chiama sempre SRG 07, ma la percentuale e la tipologia di beneficiario dipenderà dalla tipologia di spesa che voi andrete a richiedere. Questo è, anche noi lavoriamo in squadra, non solo col nostro gruppo di lavoro, più una serie di altri soggetti che ci stanno supportando, ma lavoriamo in squadra con chi, come ho detto prima, di Smart Village si occupa decisamente da più tempo di noi, quindi la rete rurale nazionale, Smart Rural 27, che di fatto ha chiuso le sue attività a marzo, giusto a marzo, siamo anche andati su a presentare il nostro progetto, e poi con la Camera di Commercio che ci finanzia un progetto che si chiama Galeotte Saranno le Valli, su cui andremo a lavorare in particolare sull'insegnamento imprenditoriale e sostenibilità in termini di ESG, per cui quando si parlerà di sostenibilità avremo anche un supporto ulteriore da parte di Camera di Commercio. Qui potete trovare degli strumenti utili, come abbiamo già detto, Smart Rural 21 e Smart Rural 27 sono conclusi come progetti gestiti dall'Unione Europea, dalla Commissione, da quella specifica DG, però tutti i materiali, gli esempi di altri Smart Village sparsi in giro per l'Europa e schede tecniche e altro materiale lo trovate tutto su questi siti.
Si trova anche, per chi non è magari avvezzo all'inglese o al francese o altre lingue, si trova anche la traduzione, è una traduzione Google, per cui bisogna farci un po' i conti, però sono materiali che sono facilmente trovabili anche tradotti. E poi c'è il Toolkit, che è una guida specifica per le zone rurali dell'Unione Europea. È un strumento abbastanza recente che ha messo in piedi l'Unione Europea apposta per inserire dentro questo sistema, questa piattaforma, tutte le opportunità specifiche per le zone rurali, tra cui ci sono anche le nostre zone di montagna. Abbiamo finito. Giusto un quarto d'ora prima delle 18, per darvi il tempo di eventualmente fare domande, approfondimenti, avremo anche sul Drive la possibilità di darvi modo di fare delle domande durante il tempo. Qualcuno ha già scritto in chat? Allora, cioè qui qualcuno chiede già, allora rispondiamo brevemente alle domande in chat per poi lasciarvi spazio alle domande in diretta. Non so condividere. Sì, interrompo la condivisione. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, rispondo alla prima domanda di Paola che chiede se anche le persone fisiche possano essere beneficiarie oltre alle associazioni e alle imprese. Allora, questo è un tema ancora completamente in fase di definizione. Di base, il beneficiario è un partenariato pubblico-privato, per cui ci deve essere un accordo di collaborazione e deve essere individuato un capofila. Poi, di per sé, i soggetti beneficiari ammissibili per i bandi del GAL sono imprese ed enti pubblici. Pare che per questo specifico intervento SRG07 anche gli enti del terzo settore possono essere ammissibili, le persone fisiche di per sé non possono essere beneficiarie di un contributo a meno che non decidano di insediarsi come impresa sul territorio del GAL, cosa per la quale è previsto un intervento specifico, per cui di per sé non possono essere beneficiari. In ogni caso è caldamente consigliato che il capofila, che sarà l'unico soggetto che presenterà formalmente domanda, sia un'impresa o un ente pubblico. Un'altra domanda riguarda il numero di manifestazioni di interesse pervenute e questo ci permette di collegarci ad un tema importante. Sono arrivate 47 manifestazioni di interesse da tutto il territorio, di natura veramente varia e con degli obiettivi davvero diversi, dalla ristrutturazione della casa di famiglia a un progetto di sistema che riguarda un'intera valle, per cui c'è davvero tantissima, tantissima varietà. Quello che vi chiediamo adesso, della serie, se siete d'accordo, bene, altrimenti tacete per sempre, riguarda la condivisione con tutti dell'elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, dove inseriremo semplicemente titolo e contatti dei referenti. Questo per favorire la collaborazione e la conoscenza tra di voi che partecipate a questo percorso e potenzialmente stimolare la messa in rete delle vostre esperienze. Questo perché, come diceva Susanna in modo molto delicato prima, noi non finanzieremo 47 proposte Smart Village. L'obiettivo è proprio quello di far sì che le vostre proposte possano trovare tra loro le sinergie e gli accordi per diventare dei progetti di sistema che vanno al di là dell'interesse specifico e, diciamo, quasi di localismo di alcune proposte, per cui l'obiettivo è proprio quello di favorire la messa in rete e il dialogo. Quindi ho già risposto, il singolo può prendere parte al percorso? Assolutamente sì, con l'obiettivo di come dire, contribuire ad altre progettazioni nelle quali magari lui è coinvolto territorialmente o idealmente. Oppure anche arrivare alla definizione di una progettualità terza che però non potrà in questo ambito qui essere portata avanti come singolo. Per i singoli ci sono altre opportunità, altri bandi, anche GAL, che
che se le proposte presentate su questi altri progetti saranno sinergiche con una strategia di smart village, chiaramente avranno dei punti in più in graduatoria, però non saranno dei veri e propri smart villages. Le associazioni sono ammissibili? È una domanda più che coerente, perché le associazioni, la parola associazione in Italia vuol dire tantissime cose, molto, molto diversificate. Ad oggi noi abbiamo ammesso le associazioni a patto che fossero iscritte in Camera di Commercio e avessero una partita IVA, cioè che fossero distinguibili dalle altre associazioni che sono più, diciamo, più leggere, diciamo così. Questo perché oggettivamente, ma è anche richiesto un po' dall'Unione Europea, chi è più strutturato ha più complessità da affrontare, ha più costi anche, e quindi è più affine ad essere un'impresa in quanto tale, e quindi è più vicina al mondo che tipicamente i GAL e i PSR in genere sono in grado di finanziare, e cioè imprese e enti pubblici, come diceva prima Carlo. Perché per il mondo delle associazioni più leggere ci sono altre tipologie di finanziamento, e quindi non sarebbe, diciamo, molto corretto che potessero avere partecipazione ad entrambe. In ogni caso bisogna vedere la specifica, e se ci sono dei dubbi rispetto a questo lo vediamo anche durante il percorso, specificatamente la finanziabilità. Poi abbiamo una domanda specifica. Associazioni con partita IVA iscritte alla Camera di Commercio possono essere capofila? Sento di dire che la risposta a questa domanda è chiaramente sì, anche perché questo tipo di associazioni con partita IVA che possono svolgere attività commerciali erano beneficiari ammissibili ai bandi del GAL già nella scorsa programmazione. Discorso che Quindi, facevo prima, che sono affini ad esatto, un'impresa. assolutamente possono essere capofila. Nicolò invece chiede se vi daremmo una mano nei rapporti con gli enti pubblici, dato che sarebbe opportuno fossero loro capofila di un progetto del genere. Allora, questa è una risposta complessa che io inizio e poi lascio concludere a Susanna. Allora, alla base dell'approccio Smart Village c'è proprio un po' il superamento di questa logica, ovvero il bene pubblico è di tutti. L'ente pubblico non necessariamente è il soggetto più adatto nell'erogare il bene pubblico, così come non lo è necessariamente il mercato. L'approccio Smart Village permette di cercare di costruire dei sistemi di governance territoriale in cui l'ente pubblico è uno degli attori della governance territoriale, ma non più l'unico riferimento a cui andare a batter cassa, detta molto male. Per cui il senso è proprio cercare di costruire un sistema di gestione del territorio in cui l'ente pubblico contribuisce per una sua parte, ma non necessariamente il capofila né l'attore principale, proprio per dare spazio anche a chi lavora ed è attivo sul territorio di esprimersi e di portare avanti delle proposte che magari la struttura complessa e comunque ricca di impegni e di incombenze di un ente pubblico difficilmente potrebbe portare avanti in autonomia. Nel caso in cui però sia fondamentale avviare una relazione con un ente pubblico, cosa che noi incoraggiamo, certamente saremo disponibili a facilitare l'incontro. Si possono costituire associazioni ad hoc nel momento in cui si crea una sinergia. Nella distribuzione di eventuali risorse derivanti dai bandi è possibile utilizzare la PSPP come riferimento amministrativo? Ok, alla domanda di Cristina rispondiamo sì. Alla domanda di Giorgio invece gli chiedo di darci una specifica perché potrei fraintendere la sua domanda. Ah, ovviamente stiamo usando la chat, ma voi siete liberi di intervenire, possiamo far diventare questo incontro un dialogo, per cui benissimo se volete aprire i microfoni e intervenire direttamente. Allora, le risorse derivanti dai bandi nostri, i bandi del GAL. Giorgio, se vuoi parlare, perché secondo me fai prima, ma È che stavo ancora scrivendo e quindi stavo cercando di capire come parlare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. La questione è solo questa. Di solito ci sono delle regole su come vanno distribuiti i soldi se il capofila è pubblico.
Però diciamo, la normativa relativa al partenariato speciale pubblico-privato consente delle cose che, anche se devono stare entro determinati termini di quantità, ma non ci sono problemi da questo punto di vista in questo caso, per esempio comprendono la destinazione con affidamento diretto di cose che vanno realizzate. E questo succede all'interno di un accordo che viene stipulato tra i soggetti che compongono quel partenariato speciale e quindi è riconosciuto legalmente. Volevo capire se si poteva usare o se si può usare soltanto il metodo tipico del GAL, per cui i soggetti devono prima dire che cosa hanno e poi riceveranno i soldi in relazione alle varie SAL del loro specifico lavoro. No, ti dico già che dobbiamo usare il metodo GAL, perché su questa cosa qua dubito forte, cioè se inseriamo ancora questo elemento di complessità all'interno dei bandi, considerando che sono 11 GAL all'interno della regione Piemonte che devono trovare già una quadra, la vedo veramente dura. No, lo chiedevo solo perché diciamo, è una normativa nazionale, non è che non esiste. No, no. Ok, d'accordo, grazie. Fatto, c'è un capofila, perché il concetto è che c'è un capofila, ma sono tutti beneficiari nello stesso modo. Cioè, in realtà, il capofila è solo un distributore di risorse. Dopo, possiamo entrare nel merito un pochino sul dettaglio, man mano che andiamo anche avanti con la Regione Piemonte, però la vedo un po' dura, francamente. Ok, grazie. Grazie. Salve, scusate, io volevo fare una domanda. Noi siamo una situazione un pochino particolare, nel senso che siamo un'associazione che ha la partita IVA, ma non è iscritta alla Camera di Commercio perché non facciamo tecnicamente attività commerciale, abbiamo aperto la partita IVA soprattutto per un discorso di fatturazione elettronica e abbiamo però una struttura abbastanza importante, nel senso con un ampio numero di dipendenti, eccetera. Mi chiedevo se di base noi potremmo fare il capofila oppure no. Allora, in regione quando avevamo posto l'accento sul tema associazioni era entrato il discorso Camera di Commercio, perché è incontrovertibile se sei iscritto in Camera di Commercio, ed era anche emerso il tema RUS, iscritti a RUS. Pare che per la regione, ma non abbiamo ancora la certezza per quello che stiamo navigando un po' a vista per il momento, pare che per la regione ammissibili siano associazioni iscritte a RUS. Dovrebbe essere per la regione sufficiente. Detto questo, nel momento in cui diventi un beneficiario ammissibile, puoi tranquillamente fare capofila. Cioè non c'è nulla di ostativo. Nel momento in cui uno è beneficiario, non c'è nulla di ostativo ad essere capofila. No, lo chiedo perché appunto l'iscrizione alla Camera di Commercio, non facendo effettivamente attività commerciali, ma anche appunto avendo tante attività istituzionali, eccetera, comporta poi degli oneri comunque importanti, e nel caso era giusto per capire se mettere in conto la possibilità di iscriversi alla Camera di Commercio oppure no. Solo questo, infatti in alcuni bandi... Sì. Allora, ad oggi la regione ci ha detto che bastava, però io preferisco avere ancora degli approfondimenti e avere qualcosa di scritto rispetto a questo tema. Quindi mi mantengo sulla vecchia modalità che noi abbiamo utilizzato, che siccome era già stata accettata dalla regione, siamo sicuri che non hanno, non solo dalla regione ma anche dall'ente pagatore, perché poi ci si mette di mezzo anche l'ente pagatore sulla ammissibilità, giustamente. Quindi è per quello che io dico, ad oggi noi abbiamo equiparato le associazioni come beneficiari se c'era l'iscrizione in Camera di Commercio. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto hanno detto è sufficiente l'iscrizione al RUNS, se viene confermato il problema non si pone. Ok, grazie mille. Siamo quasi puntuali, quindi... La cosa è incredibile, ma chiedo se ci siano altre domande, dubbi, perplessità di qualsiasi tipo. Noi siamo qui apposta per provare a chiarirle. Penso che insomma... Se no... Volevo fare una domanda io. Prego, Claudio. Volevo solo capire un attimo, siccome appunto
non tutte le manifestazioni di interesse potrebbero rientrare nello smart village, eccetera, quando sarebbe il momento in cui si switcherà sul fattore sì, ok, rientra, no, lo spostiamo per entrare in un altro contesto, altro bando, altro fondo, altra strada. Giusto così per capire quale può essere lo svincolo, ecco. Allora, diciamo che l'accompagnamento è da qui fino a settembre. La compilazione del documento noi immaginiamo che possa essere conclusa alla conclusione del percorso, quindi questo momento di incontro noi l'avevamo previsto alla fine del percorso. Io penso che in molti casi sarete voi per primi a capire l'entità del vostro progetto, quanto è affine al tema degli smart village. Detto questo, noi non è che come dire, vietiamo la partecipazione al bando, ben lungi, cioè quello che possiamo fare, se ancora ci sono delle incertezze alla fine del percorso, è parlarne insieme e capire come mai e perché non siamo, come dire, no, non possiamo fare la commissione di valutazione prima ancora di fare il bando, è un percorso che vorremmo fare insieme a voi. Idealmente alla fine del percorso Ok, va bene, va bene. Proprio perché la nostra manifestazione potrebbe essere un po' affiancata, ecco perché è sempre un po' il dubbio. Sì, siamo nel posto giusto, ci cioè siamo nel filone giusto, oppure c'era da prendere una via parallela o perpendicolare. Quindi ecco perché la domanda, giusto così per Ma appunto. è giustissimo, questo percorso nasce per finalizzare la partecipazione al bando Smart Village, ma noi siamo un gruppo di azione locale che abbiamo a cuore lo sviluppo del territorio, nel senso che tutti i gruppi di azione locale ce l'hanno, cioè i gruppi di azione locale fanno questo tipo di attività, per cui è un percorso di capacitazione del territorio e riteniamo che le informazioni che possiamo darvi, il supporto che possiamo darvi, vada ben oltre il tema, adesso puoi partecipare o no al bando come Smart Village, per cui noi comunque ci teniamo ad accompagnare tutte le proposte che ci sono arrivate, proprio perché riteniamo che i contenuti del percorso e l'accompagnamento possano comunque dare un valore aggiunto alle progettualità che sono arrivate. Sicuramente, va bene, grazie mille, grazie. Grazie. Buonasera, avevo ancora una domanda, scusate. Volevo capire una cosa, i progetti, diciamo, di base che noi abbiamo presentato, possono già essere sviluppati almeno in parte, autonomamente, al di là che poi entrino a far parte diciamo, del processo di organizzazione nel quale noi ci siamo inseriti? È possibile? Probabilmente l'unica nota specifica, che però rispetto al bando fase 1 è un po', dire, è meno grave, è che l'aspetto burocratico che riguarda i bandi del GAL è che noi non possiamo finanziare interventi ante domanda di pagamento, per cui se ci sono delle spese esterne, il personale chiaramente si finanzia il lavoro che è stato fatto dalla domanda di sostegno in avanti. Ma se ci sono delle spese, delle fatture emesse prima della presentazione della domanda di sostegno, noi quelle non le possiamo riconoscere. Questo lo dico per chiarezza, ecco. Dopodiché uno può serenamente cominciare prima, ci mancherebbe. Sì, chiedo scusa, faccio un'aggiunta solo, ma in realtà appunto il ragionamento è un po' più ampio. Il nostro è previsto, immagino, come tanti altri, come progetto di sistema più esteso su tutto il territorio, però potrebbe avere la necessità di partire già nel comune di riferimento per cominciare a creare un primo embrione di questa attività. Quindi in realtà non sarebbe neanche, diciamo, impattante dal punto di vista del finanziamento relativo al GAL, ma sarebbe, a mio parere, un valore aggiunto per poi mettersi a disposizione del GAL, magari per essere inserito poi in altri progetti di più ampio respiro in collaborazione con gli altri enti che partecipano. Certo. Assolutamente, su questo fronte, tra l'altro, il percorso di capacity building serve proprio a costruire una strategia modulabile anche nel tempo, quindi se nel costruire la strategia voi vi renderete conto che il vostro progetto, pur avendo
un potenziale di sviluppo deve partire dal piccolo, ben venga che parta dal piccolo. Il punto è riuscire a dimostrare che la logica del progetto non è fine a se stessa, non è autoreferenziale, ma è legata a una visione sistemica di sviluppo territoriale. Va bene, 18.04, abbiamo sforato di ben 4 minuti, ma le domande c'erano e siamo ben contenti. Vi ringraziamo veramente calorosamente per la attiva partecipazione, siamo a quota 62 e 18.05, per cui avete resistito tutti quanti, chapeau, vi abbiamo inondato di informazioni e continueremo a farlo, ben felici di farlo. Ringrazio ancora una volta il gruppo di lavoro che è stato con noi tutto questo periodo, ringrazio Carlo e ci vediamo il 21. Sì, ringrazio Susanna, mi aggiungo, tutti state ringraziando, grazie mille. C'era una domanda, sì, condivideremo questa registrazione, avrebbe dovuto essere trasmessa in diretta, Zoom non vuole lasciarcelo fare, quindi noi la scaricheremo e la condivideremo dopo. Aggiungo una cosa importante che non abbiamo detto. Allora, siete tantissimi e tantissime. Noi non possiamo accogliervi tutti agli incontri in presenza ed è questo il motivo per cui vi abbiamo chiesto di compilare un secondo form. Per cui, qui lo diciamo, vi manderemo ancora una comunicazione, soprattutto all'incontro del 21 cercate di venire una sola persona per gruppo di cooperazione. Se pensate sia fondamentale avere più di una persona per il vostro gruppo di cooperazione, scriveteci una mail e cerchiamo di capire come fare, altrimenti non ci stiamo. Il 21 di maggio non sarà possibile partecipare online, vedo Paola che lo scrive, perché sarà un incontro laboratoriale, sarà un workshop, per cui partecipare in modalità mista sarebbe veramente controproducente sia per chi è in presenza sia per chi è online. Per cui gli incontri in presenza saranno in presenza e basta. Purtroppo dobbiamo limitarci a questo, abbiamo scelto di farli in presenza proprio per facilitare anche il dialogo e la relazione tra di voi.